del cane, perché adesso lui farà un controllo tipo sulle scarpe, sui pantaloni, dentro il cappuccio, per vedere diciamo tutti i punti dove possono essere appuntate le sostanze stupefacenti. Ecco, vede, adesso ad esempio sta facendo un controllo sommario, nel momento in cui noi ci troviamo a che fare con la folla, ecco che l'operatore, il conduttore può anche procedere con appunto un controllo sommario. Tanto comunque se c'è la sostanza stupefacente lui segnalerà. Guardate proprio il comportamento del cane, come cambia. Allora, grazie agli amici della Guardia di Finanza che collaborano. Guardandomi da qua nella piazza, capisco perché ho organizzato la giornata della scuola. Fatevi un applauso perché siete bellissimi tutti insieme. Alfonso, mi dai i numeri dei due primi arrivati, per favore? 305 di Esposito Daniele, 306 di Marco, 307 di Pino Andrea, sono più leggeri, ecco, le loro gambe riescono ad andare più veloci. Ancora una volta batteria femminile composta da 17, è lungo a leggerli tutti, però ce la faremo. 4 di Vincenzo, 50, De Micco, Maria, Rosaria, e ci sono. Il numero 451 arriva prima. Arriviamo assieme, ma che bello che sembra, è difficile adesso dire di. Allora, i ragazzi dell'Istituto Nievo si possono avvicinare un po', fatemi venire un po' più avanti.